cari amiche di Creativa Channel, eccoci qua per una nuova puntata dedicata alla creatività. Oggi siamo in compagnia di un ometto. Ciao Flavio. Ciao. Flavio è del negozio, della ditta Arte Nuova Forma, perfettamente, giusto? Perfettamente, sì. Ma allora, io è da anni che vedo le meraviglie che voi fate, come queste che ci hai portato qua a vedere. Ma io pensavo che fossero stampate, da quanto sono belle. Cioè, sono dipinte a mano, Flavio. Vengono fatte principalmente delle tracce di base, sì? Ma dopo sono proprio decorate a mano sopra praticamente. Vengono tutte decorate a seconda chiaramente della dimensione. Se lo certo. Bottino è piccolo, c'è una percentuale di ritocco minore. Certo. Dove c'è un articolo di un certo pregio, la percentuale arriva fino anche al 90%. Ci picchia. Allora, Flavio prima mi spiegava che si parte da una base in MDF come questa, viene gessata come la tecnica classica. Sì, parliamo anche della tecnica, perché questa, cioè uno dice, che tecnica è, che gusto è? Signore, questo è un provenzale, cioè non è una pittura country, una pittura decorativa, questo è uno stile proprio del gusto francese, rivisto un po' per il nostro gusto italiano, ma comunque è una pittura provenzale. Certamente. Proprio, cosa vuol dire la Provenza? Sì, quella campagna, ma non quella campagna rurale, quella campagna un po' più elegante, un po' più raffinata, quel provenzale che sta bene con uno shabby, non con un country, con sì, i colori. Pesante, ma un ecco, molto fine, diciamo, molto fine, molto elegante. Senz'altro. Quindi ritorniamo alla nostra tecnica, base di MDF, gessata, retini di precisione, bene, serigrafici. Una traccia, chiaramente non si potrebbe fare i numeri a mano. Certo, se no i costi eviterebbero. Eccessivi. E una traccia, esempio, questa della gallinella. E adesso certo. Con Flavio abbiamo finalmente un ometto a nostra disposizione. Ce la dipingerà, eccoci qua, ecco. Utilizziamo dei buoni colori a tempera, giusto? Sono sì, per me i migliori, certo. A prova o contraria. Adesso stai riprendendo... Sì, faccio praticamente i contorni base. Ecco qua. Lo devo fare anche rovescio per motivi vostri, sì, perché cercherò così... di adeguarmi praticamente. Te la facciamo difficile questa. Sì, perché di me adesso sono abituato a lavorare con l'oggetto in mano, altrimenti sì. Lavorare in piedi. Beh, la trasparenza comunque che ci danno sono veramente molto belli. Cioè, come vedete, è più un contorno, è una lavorazione di ombre, giusto? Di ombre e di luci. Più che di riempimento e poi di ombre. Cioè, si lavora un po' quello stile un po' più nostro, un po' più... ripreso dalla pittura. Ma tu sei un pittore? Sì, io sono un maestro d'arte, tanto per dire. Allora, quindi tu dipingi anche a olio? Sì, io praticamente, dipingevo a olio, adesso il tempo non me lo permette più, chiaramente. E voi la vostra ditta è di Bassano, giusto? Siamo Bassano del Grappa, fino a qualche anno fa, quando non c'era la crisi, era una bella ditta, abbiamo lavorato per Christian Dior Parigi. Ah, ci picchia! Cadeau. Beh, devo dire che queste ombre sono veramente molto, molto belle, e quindi mi stavi raccontando che la ditta ha lavorato per diversi nomi. Nel 79, praticamente. Quindi una ditta storica. Sì, praticamente sì. È un peccato che la crisi ci ha un po' tagliato le gambe. Beh, però vedo che comunque sì, la crisi è sicuramente... Nel senso per i volumi... lavorativi. Però vi siete comunque reinventati. Certamente, abbiamo scoperto questo settore qui perché per della creatività. Che è stato veramente una roba... Sì, magica. Ci ha cambiato un po' la vita, diciamo. Sì, sì. Beh, sicuramente questo è un settore molto particolare che non conoscevate, quindi è anche bello vedere che nelle fiere comunque di settore di creatività anche comunque si rinnovino magari ditte storiche come poteva essere anche la perché tua. Perché volevo dire un'altra cosa, cioè in questo settore qui c'è della gente qualificata che viene a visitarla, sì, cosa che sì. In altre fiere non no, esiste. No, infatti questo allora è veramente... viene apprezzato molto molto di più l'oggetto che si propone. Del fatto a mano, perché comunque è vero che c'è una parte in questo lavoro preparata. Sì, ovviamente non sarebbe accessibile. Certo, però c'è anche, come stiamo vedendo dalla lavorazione che stai facendo, molta pittura a mano. Cercherò di fare anche una cosa veloce a questo certo. punto. Certo.
praticamente quando ne facciamo non è che ci mettiamo a fare un pezzo, ma ne facciamo diversi, così certo, abbreverebbe i tempi di lavorazione. Di lavorazione, giustamente. Ecco, tu adesso quindi prima hai fatto su questa gallinella, ritornando al nostro lavoro, il contorno creando proprio quasi le sfumature, sì, e le ombre e le luci, poi hai cominciato a fare il riempimento con il chiaro, lasciando questo anche un po' spessorato. Anzi, questo lo facciamo proprio anche perché la gente altrimenti... Sì, sì, proprio la parte superiore, sì, sì, sì. Della tempra, ecco qua per i rossi. Facciamo i rossi. Un pochino spessorato, un po' che riprende quasi, sì, la pittura olio, certo, che dà un po'... Che dà un senso proprio di senso più forte di fatto a mano. Del fatto a mano. Ecco, vedo che... Adesso qui vediamo se da seduto riesco a farlo. Sì, il cuore... Beh, sono veramente molto 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 belli, anche perché questi decori, ho qualche difficoltà, comunque ma c'è... no ce la fai benissimo. Questi bellissimi orologi, voi soprattutto fate orologi, giusto? Orologi, vasi. Se venite nello stand, sì, vedete un po' molto, di cose nostre, molto volentieri, che ti dico che qui in Italia sono veramente super apprezzate. Sì, veramente. Sono sicuramente molto belle. Ma perché si sposano? Questo è un gusto comunque, come stavamo dicendo, provenzale, che si sposa un po' con lo sciabi, con queste, sì, tecniche. Un misto. Certamente. E sono veramente molto 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 belle, veramente molto belli. I tempi poi di asciugatura. Questo qui mi frega un po' in questo lavoro, perché adesso qui dovrei avere per avere un effetto particolare, certo, aspettare che si asciughi un colore per darci sopra, per altro, darci sopra colore. Un altro colore. Beh, possiamo però vederlo con l'oggetto finito per fare vedere le varie sfumature, sì, che dai. Praticamente. E i motivi che maggiormente utilizzate, qui vedo il cagnolino. Adesso ci stanno andando tantissimo gli animali. Gli animaletti. Li abbiamo fatto, poi se avete uno stand abbiamo fatto gli, sì, animali con c'è l'orsetto, sì, c'è la pecora, okay. Ce ne sono diversi. Poi più dall'anno scorso abbiamo fatto proposto una novità, sì, che sta andando alla grande, che sono delle decorazioni su tessuto che richiamano sempre. Ah, che belli, questi sicuramente li veniamo a vedere. Ecco. Allora ti lascio terminare. Adesso ho anche fatto una cavolata con il rovescio. Che cosa? Ho fatto il becco rosso che nella gallina non esiste ancora. Vabbè, lo lasciamo asciugare, perché comunque adesso siamo, vediamo, in presa diretta. Lo lasciamo asciugare e poi lo andiamo a riprendere adesso con il giallo. Ecco qua. Vedete com'è bello, come l'ha realizzato. Adesso ha preso una punta di nero e fai l'occhietto. Lo tengo io, dammelo, no, pure. No, lo metto qua. Voglio fare barattolo. Una sfumatura di una piccola sfumatura dove? Nei cuori. Ah, nei cuoricini. Poi ecco qua, prego, prendilo pure, come io mi rendo conto che lavorare. Ecco, ah sì, hai fatto semplicemente, riprendi il bordo con una semplicità incredibile. Direi che. Che costo hanno questi orologi? Qui andiamo sui 30 euro, che non, beh, è non veramente, è mica, non che è mica tanto, pensate, il rapporto qualità-produzione. Il lavoro che c'è è immenso, veramente immenso. Molto, è molto bello comunque. E a questo punto vanno finiti? Cioè mettete della vernice, sì, mettete qui della... una laccatura finale, praticamente, sempre opaca. Sempre opaca, beh, e sempre... Devo dire, molto belli. Beh, Flavio, devo molto, dire che... Molto, molto ecologica, tutto, sì, all'acqua. Sì, sì, qui, sì, non si parla di vernice, si parla proprio di vernice solamente all'acqua. Beh, devo dire che comunque ci hai presentato un lavoro sicuramente, beh, simpatico, veloce, e devo dire che per me ti chiederanno anche tanti corsi, quindi tu preparati che dopo cercheremo questo cercheremo di video, trovare una soluzione. Troveremo la soluzione, magari ci studiamo qualcosa insieme, ti va? Dai. Ecco, allora, volevo farvi vedere l'oggetto finito, ecco qui, che così ce lo spieghi un attimo, perché io qui vedo che ci sono tutti i cuoricini, ecco, ripresi sopra ai numeri, che sono molto molto, certo, belli. Ecco, vorrei un'inquadratura sulla lì, parte, dico, della parte della chiara, verrebbe... della parte qui, vedete, un pochino più chiara, che dà proprio questa sensazione, che sarebbe questo tocco qua, praticamente, che ecco, noi qua, sì, il tocco che dà proprio l'idea del dipinto a mano, perché è dipinto a mano su, sì, su una traccia,
Sì, ma se tu vedi, cioè, il primo originale che io faccio completamente a mano è questo. Certo, sono identici. Ci tirano molto vicino. Sì, siamo là, insomma. Bene, io ti ringrazio tantissimo di questi trucchi che ci hai insegnato e adesso con tanta curiosità vengo a vedere il tuo bello stand. Ti ringrazio tantissimo. Allora, grazie a te. Siamo qua nello stand di Arte Nuova Forma. Allora, questa è un'altra variante della gallinella che abbiamo appena visto realizzare dal maestro Flavio, che su consiglio della moglie fa tutte queste bellissime decorazioni e, come abbiamo detto, in questo stile di in stile provenzale, non solo su basi di legno trattati, sono tutti dipinti a mano, ma anche, come possiamo vedere, su tessuto. Lo possiamo vedere qua con dei profumatori, possiamo vedere le salviette, le americane, guardate che bella anche questa, o se no quelle un po' più classiche con il cagnolino, la gallinella, sono tutte comunque un po' in coordinato, insomma, vari oggetti con varie forme, tutte decorate. Bellissimi gli orologi con gli orsacchiotto, proprio una bellissima idea a regalo. Il vaso con all'interno lo strofinaccio, l'americana da mettere in cucina, da poter arricchire la nostra sala. Qui vediamo una carrellata di orologi a pendolo, di orologi da appendere, ma non solo, anche le lavagne che piacciono sempre in tutte le case, ma come potete vedere comunque con un gusto molto, molto chic, che si possono coordinare benissimo con le nostre cucine, con il nostro gusto. Sicuramente è vincente la decorazione degli animaletti, i gufetti, le pecorelle, i gattini, con la gallinella, l'occhetta, sempre con questo bellissimo cuore d'amore rosso che coordina un po' tutti i disegni del maestro Flavio. Beh, che dire, io vi ringrazio tantissimo, possiamo anche qua, guardate che belli che sono i segni a temperatura e tante altre belle cosine. Nel salutarvi vi ricordo che potete sempre seguirmi e seguire Fiera Creativa sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Creativa Channel. Un saluto, alla prossima puntata. Ciao ciao!